Cose belle parte 2, il mio format dove io da solo parlo di ciò che io reputo bello e dove sono assolutamente da solo senza nessun tipo di interruzione o persona a fianco a me che mi rompe le scatole nel mio bellissimo Ascolta, format. nel primo Cose episodio belle parte 2. ho rotto le Sì, scatole. mi Non è hai vero. rovinato il Non format. è vero, È non ti durato rovino molto così. più di quanto doveva Ah, ma durare. perché era bello. E poi guarda che ci piacciono le stesse cose, quindi cioè, viviamo una vita di simbiosi, a momenti siamo due Appunto, cretini. allontanati. No, allontanati. Poi se, cioè, se mi vuoi lasciare da sola e non registro più, ma va bene così, mi faccio il mio canale Allora, e non ti calcolo ci più. tengo a dire che inizialmente ho pensato, vabbè, prima di fare il secondo facciamo passare un po' di tempo, così abbiamo delle cose strabelle di cui parlare. Poi, ieri ho visto un video su YouTube, magari lo mettiamo anche in descrizione, di questo YouTuber strainteressante internazionale che parla di game design e che ha organizzato una game jam, che sarebbero degli eventi dove tu devi creare dei giochi in 48 ore, e ha parlato dei 10 suoi preferiti. E io sono impazzito perché c'erano delle cose incredibilmente belle. E quindi ho detto: no, vabbè, dobbiamo fare cose belle parte 2. Quindi, cose belle parte 2, non parliamo solo di quello, però due delle cose di cui parliamo sono quelle perché l'ho adorato. Partiamo da quello che abbiamo adorato entrambi, ovvero un'idea saltata fuori a questa game jam, un gioco sviluppato in 48 ore, che ovviamente è minuscolo, dove c'è un essere umano che è depresso, quindi che soffre di depressione. E c'è un gattino che sei tu, quindi tu giochi appunto nella Nei sembianza, panni nei del panni di un gattino. gattino, e devi fare con le poche meccaniche che puoi fare da gatto, quindi miagolare, farsi le unghie sui mobili, eccetera, eccetera, Strusciarti. strusciarti e così via, devi riuscire a dare una mano al tuo padrone. Ed è Bellissimo. meraviglioso perché. Non, ma è ancora meglio, lo devi proprio invogliare a fare le faccende di casa, quindi alzarsi dal letto, rifare il letto, fare le pulizie in casa, che è una delle cose che ti dicono che è molto importante da riuscire a fare quando ti senti Non tanto pulire, depresso. ma proprio far Far qualcosa, far qualcosa, qualcosa in esatto, generale. sì. Ed è stupendo perché dà un sacco di significato su quello che possono essere. Tanto compaiono immagini nel mentre, perché mi è piaciuto anche molto il gatto Visivamente. illuminato e lui con tutto quel nero sulla testa. Cioè, era proprio il design giusto che rappresenta bene entrambe le emozioni. E mi è piaciuto questo messaggio di quanto gli animali ci possono dare una mano nella nostra vita. E quindi, very, very good. Tutti i Infatti. commenti dicevano: sviluppate sto gioco, non Sì, tenetelo solo come game nel jam. video dove appunto c'erano, quanti erano? Una decina, ma in realtà ne erano Perché io state non anche l'ho di più. visto tutto, ho visto quel pezzo e poi mi ha raccontato Steph di tutti gli altri giochi delle idee più brillanti e tutti comunque nominavano quello tantissimi perché quindi è piaciuta a tutti quell'idea. E quindi, bellissimo. Non so se diventerà un gioco, spero di sì, perché secondo me sarebbe una gran figata. Difficile come game designer riuscire a non renderlo monotono, ma se ci riescono esce un capolavoro incredibile. E quindi quella è la prima cosa bella di cui volevo parlare, perché ci sono delle idee brillanti E e di sono anche qual stupende. era l'idea della game L'idea jam. della game jam, è vero che era una gran figata, era il reverse, cioè praticamente tu dovevi inventare dei giochi che erano il contrario. Esempio stupido, prendiamo il Vampire Survivors di turno, no? Quindi il personaggino che sta al centro con tutte le ordate di mob che arrivano che devi killare. Ecco, durante quella game jam un team ha fatto il contrario, cioè tu sei l'orda di mob che deve ammazzare il tipo che deve Sì, sopravvivere. esatto. Quindi qualunque genere di gioco, qualunque tipologia, ma il contrario. Cioè un gioco, ad esempio, tu sei il cane che viene portato a guinzaglio dal padrone e quindi tu sei limitato dal guinzaglio e devi prendere gli oggetti in giro per la mappa. Infatti è bellissimo vedere questi tipi di video perché vedi idee da tutto il mondo, perché Sì. letteralmente hanno partecipato persone da tutto il mondo e sono cose a cui magari tu normalmente non penseresti, quindi ti aprono anche proprio la mente, soprattutto se ti piace creare qualsiasi cosa. Pensiero laterale. Si Esatto. chiama così, è una C'è cosa anche che un avevamo libro. studiato, c'è un libro molto interessante, guarda, pallosissimo, ma interessantissimo, ed è Quindi è molto proprio molto la figo. capacità di pensare fuori dagli schemi, come si dice, Sta no? parlando un po' troppo nel mio format. Oggi può Allora, essere cosa bella festa. numero 2. Me ne ricordo una ma non l'altra. Allora, il pezzo del libro del Viaggio di Gulliver. Per Sì, che questo mi hai avevo fatto raccontare. vedere. Allora, sto finendo di leggere il libro dei Viaggi di Gulliver che avevo un attimino abbandonato perché di solito io cercavo di fare un libro di formazione e poi leggere un romanzo come secondo libro della giornata, però il risultato è che il romanzo rimaneva fermo. Quindi ho detto, Certo. sto un attimo fermo con i libri di formazione, anche se adesso non quello di Goggins, quindi in realtà Abbiamo visto torno su quello. che il secondo libro di Goggins è stato finalmente tradotto in italiano, quindi. Forse lo inizio oggi, però anche quella è una cosa bella, probabilmente.
Però sto leggendo appunto il libro di Viaggi di Gulliver, sono a metà in questo momento, ma devo dire che scorre molto velocemente e c'è un pezzo stupendo. Per farvela super breve, come uno spoiler possibile, e lui finisce in un regno che noi come umanità non sappiamo che esiste, e lui però ha ambientato il libro come se fosse oggi, cioè come se io parlassi, ovviamente lui è nel 1700, però come se io parlassi nel 2024, come se faccio un viaggio e scopro un'isola che nessuno ha scoperto, dove c'è un popolo che nessuno conosce, che ha la sua cultura, che ha i suoi modi di fare, eccetera, eccetera. E allora lui racconta al re di questo popolo quella che è la cultura inglese del 1700. E c'è un passaggio meraviglioso, l'ho tra l'altro messo anche su Instagram, quindi tanto adesso lo metto anche a schermo, dove il re insulta brutalmente quella che è la nostra cultura, dicendo che potrebbe anche funzionare se non fosse per il fatto che tanto verrà tutto distorto, quelle che sono le leggi, quello che è il buonsenso e così via. E che alla fine quello che succede è che si crea il peggio possibile. Ed è stupendo perché tu hai proprio la percezione che non è lo scrittore a dirlo, ma è proprio il re di quel popolo a dirlo. Ed è fighissimo il modo in cui ti arriva dritto in faccia, e credo che fosse il pensiero di Jonathan Swift, dello Certo, scrittore, di assolutamente sì. dirti quello che pensava lui realmente della cultura inglese. Ma è stupendo perché lui, in quanto protagonista, invece fa: mi vergogno di ciò che ha detto il re, ho cercato di difendere l'Inghilterra in tutti i modi. Però È è stupendo. bello perché non è una critica, capito, unilaterale. Sì. Te la fa, capito, sotto forma di pensiero di un altro personaggio, ci sei anche tu che non l'accetti, capito? Tu da protagonista inizialmente non l'accetti, cerchi di difendere perché è la tua realtà. È Quindi questo è meraviglioso. E bellissimo. poi chiude con l'ultima frasettina che aveva fatto comparire invece adesso, che devo dire, ci ho pensato 2 giorni da quando l'ho letta e che effettivamente condivido, cioè che una parte dell'umanità è l'essere più schifoso che esiste nel pianeta Terra. Ed è vero. Perché ci sono delle persone meravigliose, ci sono delle persone che sono veramente schifose, e non c'è, secondo me, tra gli animali e tra gli esseri viventi qualcosa di più schifoso dei peggiori esseri umani. E Sono d'accordo. Io quindi guarda, lo pensavo già prima. è molto bella, è Prima che mi dicessi bello la leggere frase. quel tipo di frasi perché ti fa riflettere ulteriormente. Poi, prossima cosa bella, il video musicale dei 21 Lo sapevo Pilots. che l'avresti messo, molto bello. Ero Lo sicura, ero sapevo, lo sapevo. sicura, ero sicura. L'ultima canzone dell'album, tra l'altro, in cose belle mette l'album intero perché, ragazzi, bellissimo. Sì, io confermo che mi è piaciuto davvero un sacco Totalmente quest'album, sì. ossessionato. Difficile che non sarà il mio album of the year, anche se questa settimana in cui stiamo parlando esce il nuovo degli degli Imagine, Imagine. Quindi sono Imagine curioso, Dragons. però sarà difficile da battere. Veramente un Sì. album fighissimo. Ma ho scoperto, perché non sono mai stato troppo interessato a questa cosa, che i 20 tra i vari album pian piano hanno raccontato tutta una storia. E mi era capitato un TikTok che ne parlava. Non so tutto quello che c'è dietro, però quando ho guardato questo video musicale, sapendo un minimo qual è la tematica generale di tutta la storia che c'è dietro gli album dei 20, tra l'altro devo andare a capire dove trovare una sorta di riassunto di tutto perché Sì, vorrei capirlo ancora ma meglio. anche secondo me una sequenza di video che è fondamentale da vedere. E Anche se io manca una spiegazione li ho visti perché. praticamente tutti, però sicuramente hanno anche proprio una linea Sì. di narrazione che se poi te li riguardi nella sequenza giusta, sicuramente capisci meglio. È solo che io odio quando devo sia guardare che ascoltare i testi, quindi preferirei anche un video spiegazione generale di tutta la Certo, lore. certo, certo. Però è stupendo, è fighissimo perché c'è tutta la tematica sulla depressione, sul combattere i propri demoni, in un modo molto bello, molto 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 bello. E quindi cosa bella, ma che voglio andare ad approfondire meglio per capire se è ancora più bella. Questo Che poi un po'. ascoltandoli, perché praticamente ho ascoltato tutti gli album, a parte il penultimo che non mi è piaciuto per niente, e anche guardando i video c'è sempre stata l'impressione che non fosse solo un testo buttato così o un video, cioè. Ah, dipende, certi video No, sì, certi video cioè sì, quella però più in famosa loro, altri. quella dove c'è lui con i bici, non mi viene il nome della canzone, secondo me non aveva niente, Stressed out. sì, Stressed Out, secondo me non c'era niente lì, capito? Cioè Non solo alcuni lo so. video io penso che fossero di questa cosa. Sì, può essere, però un po' percepivo che ci fosse un Un'aura significato. dietro di Esatto, lui senza dubbio, cioè esatto, che esatto. Cioè percepisci che che qualcosa. quell'autista ha qualcosa da dare. Esatto, che ha qualcosa da dire, soprattutto. Vedi le parole del mio format. Infine, l'ultima cosa bella, di nuovo di quella Game Jam perché Il gioco dello streamer. Fantastico.
Anche questo io insieme a quello dei gatti. Io questo lo vorrei rubare. Certo, ma io anche quello del gatto, gli vorrei copiare l'idea, ma io rispetto troppo le idee degli altri, non mi permetterei però, mai. Però, se passeranno anni e non tira fuori qualcuno questa roba, ci tiro dritto a cannone. No. Allora, ve la racconto, io sono impazzito perché ho detto, carino, poi ho detto, no, mio Dio. Praticamente inizia questo micro pezzettino dove mostra appunto questo gioco e c'è una persona che sta guardando un tablet e sta guardando una persona in streaming e c'è proprio quindi uno streamer disegnato, ok, un cartoon, che parla, che sta giocando a un gioco. Poi tu alzi lo sguardo, quindi smetti di guardare l'iPad, alzi lo sguardo e ti rendi conto che sei dentro lo stesso posto nel quale è lo streamer, sei dentro lo stesso gioco. Ma il gioco è un horror e tu sei il cattivo di quell'horror e devi stream sniperare guardando la streaming lo streamer per trovarlo. Quindi praticamente prendono tutto. Quindi perché vedi prendono il reverse del fatto che tu sei il cattivo dell'horror, che però dai, vi dico, sarebbe anche abbastanza banale, ma la meccanica dello stream sniping reso a meccanica di gioco in game design, io ho fatto, mio Dio, cioè questa è la cosa più geniale. Ma la cosa è che lo devi spaventare, devi stare attento a non farlo fuori, sì. Perché se lo spaventi lui ovviamente fa la reaction, quindi la live va ancora meglio, cioè è una figata incredibile. Bellissimo, cioè queste idee per me sono stupende, mi accendono proprio, mi fanno venire voglia di vivere, perché è la dimostrazione di quello di bello che può creare la gente. E quindi no, per me è proprio la dimostrazione che alla fine esistono le persone proprio belle e non solo i topi di fogna di cui parla gente. Esatto, perché molto spesso ti ritrovi quasi più circondato da bruttezze. No, sono più quelle, diciamolo, cioè nell'essere umano c'è sempre di più. Renderla troppo cattiva, però, però sì, è così, cioè dai. La maggior parte delle persone che tutti ci ritroviamo fanno cagare, cioè penso che la pensiamo tutti, che sia un pensiero comune. Quindi, però è colpa nostra come singoli che a nostra volta, siccome gli altri fanno cagare, diventiamo anche noi delle merde. Certo, però è proprio bello vedere che quindi nel mondo esiste anche questo. Sì. Cioè avere la consapevolezza che c'è davvero, perché un conto è pensarlo, un conto è proprio E infatti vedere. Questo format ha l'obiettivo proprio di dare l'ispirazione tramite il bello, cioè vorrei farvi capire man mano sempre di più, perché io l'ho realizzato davvero da poco tempo, grazie a Jordan Peters, come ne avevamo già parlato nel libro, che questo bello ti può dare la voglia di fare, di agire, di metterti in moto, di fare anche tu, perché dici, cavolo, non è tutto sto schifo che mi vedo attorno, non è soltanto la gente che ho attorno a me, c'è gente incredibile che fa delle cose incredibili. Semplicemente e quindi, non li conosco io. E quindi l'obiettivo è, vi condividiamo quello di incredibile che vediamo noi. E là fuori ce n'è molto di più. Ovvio, perché noi adesso abbiamo preso un video in un campo specifico che è quello dei videogiochi, figurati in tutte le altre forme artistiche, cosa tutto può esserci. Però vedi anche del gioco del gatto, io ho sempre pensato di voler creare un gioco che trasmettesse in qualche modo, in qualche maniera, il bene proprio che ti danno incondizionato gli animali. E un pochino c'è anche nel nuovo libro che stiamo facendo, esatto, nel libro abbiamo cercato di renderla molto predominante e importante questa cosa, perché è quello che riceviamo noi dai nostri animali tutti i giorni, e mi piace comunque quindi trasmetterla agli altri, ma un'idea del genere non mi sarebbe mai venuta in mente. E quindi è bello, cioè dico, vedi, è una cosa che pensavo anch'io e questa persona è riuscita invece a darle forma. Come lo scrittore, come Jordan Swift, che quando ti scrive quelle righe dà forma ai tuoi pensieri. E anziché essere invidiosa a pensare, ah vedi, l'hanno pensato prima di me, sono contenta che ci sono persone che la pensano come me, fanno ste cose, capisci? Cioè anche tu ieri mi dicevi, cavolo, dovremmo essere quasi gelosi che ci sono persone che hanno queste idee geniali, perché vogliamo entrare. È concorrenza. Esatto, è concorrenza, vogliamo entrare nello stesso settore, però cioè talmente mi piacciono queste cose che io non riesco proprio a provare invidia, ma solo contentezza per il bello che riescono a fare. Fine, è così. Bello parte 2 è finito, non avrà una cadenza, quindi... No, certo, quando ci arriva del bello, noi ve lo ritiriamo. Sì. E niente, spero vi sia piaciuto, se volete scrivete le cose belle che trovate in giro, spero che acchiappate un po' di queste cose belle che vi condividiamo, perché l'obiettivo è un po' quello, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!